passato, presente e futuro in un mix emozionante che a Ciggiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, si rinnova ogni anno con la festa dell'uva, del vino e dell'olio. 4 giorni di tradizione culinaria portata avanti dalle donne di Ciggiano, ormai un marchio di fabbrica. Dalla cena con il coniglio fritto al pranzo con l'ocio, entrambi gli appuntamenti sold out. E poi la camminata, i mercatini solidali, gli artigiani locali e quest'anno anche la rievocazione della battitura grazie alla disponibilità della famiglia Lorenzini con i mezzi d'epoca della collezione di Mario Lorenzini, messi a disposizione non solo per l'attesissima sfilata della domenica mattina. Ecco, perché scegliere di portare avanti questa tradizione che è un impegno importante? Allora, uno, per rispetto del mio babbo, due, perché in fondo mi piace, e tre, perché magari è una giornata dove tutto Ciggiano ci si raccoglie e poi niente, si rivede tutti i miei amici, tutti i trattoristi, che io senza di loro non faccio assolutamente niente. Noi ragazzi senza loro trattoristi a oggi non siamo nessuno. Poi magari di mando in mano che si vede che si comincia a vedere, gli si ruba qualcosa, qualche idea, può darsi che si vada avanti anche da noi. Però per ora, finché ci sono, tocca loro questo servizio. Loro hanno la collezione di macchine agricole d'epoca più importante d'Europa. Io ho girato tantissimo, ma una collezione bella e completa come questa non l'ho mai trovata. Una festa che ha solide radici dunque, ma che guarda avanti, nutrito il gruppo dei giovani della Proloco che hanno dato una bella mano a tutta l'organizzazione e si sono esibiti anche in due diversi momenti della festa. L'avvenire, diciamo, questo è un paese piccolino, quindi bisogna fare tesoro dei giovani che ci sono, li stiamo introducendo sia quelli più piccoli attraverso le scuole di ballo, attraverso il gruppo folcloristico, che quelli un po' più grandi, dandogli spazio per nuove iniziative tipo lo spazio giovani, che quest'anno ha caratterizzato la festa, diciamo, fra le 11 e mezzanotte, diciamo, dando spazio a questi ragazzi che se vogliono divertirsi, diciamo, giustamente. L'appuntamento è al 2025 con la certezza di un paese che ogni volta si riscopre comunità nel solco delle più profonde radici contadine trasportate nel XXI secolo.